Ciao a tutti ragazzi! Ciao! Allora, oggi siamo qui con Evelyn. Esatto! Evelyn. Accontentiamo Francesco e Antonio e dopo Buttercat Yes. passiamo a una donnina e quindi facciamo Evelyn. La Oh, mi piace nostra Evelyn. Evelyn a Mi piace però come hanno noi è messo piaciuta molto. anche nel cartone, mi piace. Assolutamente. Iniziamo subito. Allora, amici, questo è il box. Evelyn, Mattel. La scritta naturalmente il logo della serie, anche il logo della piattaforma dove viene mostrata la Certo, serie. Di che poi lato il mettiamo. nome Evelyn, dietro troviamo i soliti volti e questa splendida immagine della nostra Evelyn, Bella, qualche mazza che e di bello. lato anche qui una fantastica immagine. E poi, come abbiamo Di detto, colore di dobbiamo braccino metterle tutte quante muscoloso. vicino quando abbiamo finito. Yes, di colore di braccino muscoloso. Vabbè, la nostra Irene comunque non è che sta lì, Mico. insomma, a sciacquare gli scogli. Certo, mica, non era da asciugare. No, a caso mai era a lucidare gli scogli. Ah, Amici, ok. avete mai lucidato uno scoglio? Fatelo sapere nei commenti. Ok, apriamo subito. Eole! Andiamo fuori. Dentro naturalmente non c'è nulla. E anche lei ha, vedi, le mani. Dai! Perché se Optional. stava senza mani era un po' un Ha le mani problema. opzionali, Amici, Evelino. Ha le amici, mani togliamo il opzionali. blister così vediamo i riflessi un attimo. Ok, abbiamo sblisterato. Ecco qui la nostra Evelyn, amici. Fatta benissimo. Sì, molto bella, c'è anche l'abito. Vediamo subito cosa troviamo all'interno del blister. Il volto senza il cappuccio. Chiamiamolo così, come lo Vedi chiamiamo? bene. Cappuccio? Un elmetto. Elmetto? Vabbè, quella cosa che c'è in testa Esatto, comunque questo è il possiamo viso, se volete toglierla. metterla senza, naturalmente adesso proveremo. Questo è il suo bastone magico. Buono, Carino. spero che si veda bene, ma devo dire che non c'è un difetto. Realizzato, no, niente, non va a fuoco, incredibile. No, guarda, andavo. Ma insomma, forse se tolgo Evelyn rimane solo lui. Appiccicato. Vediamo l'intelligenza artificiale della camera. Intanto Ecco, vedi, dicevo, c'è solo una cosa che devi mettere. vedete il classico tremore da chirurgo. Sì, meno male che non fa il dottore, che cosa c'è il tremore là? Amici, questa invece è la borsetta quando va a fare Perché? shopping per Eternia. E certo, scusa, la borsetta serve Ci sono dei sempre, eh. centri commerciali a Eternia fantastici, amici, si spende anche poco. Ve lo dico, io ci sono stato ed è bellissimo. Certo. Perché non credi quando dico queste cose? E poi, vabbè, le Queste sono le manine. mani, ce ne abbiamo una pugno chiuso, un'altra Sì, semi per aperta per pugnare, prendere qualcosa, per quindi per impugnare reggere lo il scettro, bastone. il bastone, quello Una aperta, con il che è. Questa quale per può anche lanciare lanciare magie incantesimi. incantesimi. E poi un'altra naturalmente a pugno chiuso. Quando è arrabbiato e vuole menare qualcuno. Esatto. Allora, No, fai vedere vediamo un pure bene poi la attimino testa, perché l'hai fatto le. una fatta vedere bene la Ma adesso testa. la facciamo rivedere. Volevo far vedere però, attenzione, si è scastrato il guanto. Le articolazioni, vedete, sotto l'ascella, gomito, mano. Diciamo che sono articolati molto bene tutti i personaggi Sì, visti anche finora, Buttercat. probabilmente quindi lo saranno tutti. È articolata a Buttercat, insomma. Vediamo se anche qui, sì, anche la coscia naturalmente. Questa naturalmente è una plastica però abbastanza dura, però come vedete si può flettere un po'. Vedete anche l'articolo. Oh, mi piacciono gli stivali di Evelyn. Sì, dicevo, vediamo anche l'articolazione qui, che non c'è, cioè, devo dire che tra tutti i personaggi visti, forse è un modello dell'Ultimate, del classico di He-Man. Aveva anche le articolazioni qui sulle mani in questa maniera, ma non ricordo, non l'ultimo uscito però, ma il penultimo. Se non sbaglio, aveva questo tipo di articolazioni. Non lo ricordo, sono I sincera. vecchi assolutamente no. E diciamo anche che la nostra Evelyn, attenzione, adesso facciamo un po' di spoiler, quindi se non avete visto la serie, ciao. 3, 2, 1, eccoci. Allora, dicevo, durante la serie sembra un po' poi aiutare i nostri amici, la nostra Evelyn. Sì, fa amicizia, stringe molto con Orco.
Stringe molto con orco, ma beh, in generale però poi sembra un po' aiutare, anche se poi la stagione si conclude con lei che torna da Lo Skeletor. so, No, che fai? secondo E noi... invece a lei piace, non so come, ma gli piace. Ah, Una no, io sorta, dicevo non lo che so, per me c'è una quando lo sorta di abbiamo visto, cotta. se non ricordo male, almeno io ho pensato questo, ma mi sembra che anche tu fossi d'accordo, che probabilmente lei continua ad essere dalla parte dei buoni, ma sta un po' fingendo. O tu hai cambiato idea su questo? Ricordo vagamente la mia vecchia idea. Attenzione, amici, attenzione. No, vabbè, Vedete come le cose però poi vengono a io galla? credo adesso, perché poi quando ne abbiamo parlato era un commento a caldo. Secondo me lei, non so, cioè, prova qualcosa per Skeletor. Attenzione, forse abbiamo un difetto. Sì, ma metti in bene perché non c'è. Che Attenzione. Il primo difetto. cosa? Questa macchiolina qui al Ah, centro. vabbè, ho capito. Si leva? No. Fammi vedere. Non lo so. No, lì probabilmente è l'attaccatura della plastica e quando hanno staccato magari non, voglio dire, Esatto. non è niente di Abbiamo che. trovato finalmente un difetto anche qui, amici. Allora nicchiata, scusa, Allora, io direi di andare subito a togliere. perché ragazzi 35 euro di prodotto, cioè voglio dire, non c'ha difetti. Cioè, per Ah, comprarti sì, quella macchiolina, voglio certo. dire, Bandai ci caccia fior fior di soldi e. Amici, Scusa. cambiamo un attimino posizione, vediamo un attimo come risulta con l'altra testa. Allora, abbiamo cambiato la testa, eccola qui, Comunque è l'effetto è bellissima, a me questo. piace tantissimo Devo lei. dire che anche le articolazioni sono molto rigide, amici, cioè per alzare o abbassare il braccio dovete, diciamo così, spingere, quindi è buono questo. Diciamo che non hanno il corpo molliccio alla Midclot. Ogni volta, poverini, uccidiamo Chi ha detto? Io non ho Bandai. detto nulla. Dico però, a me piace tantissimo, lo sai. Sì, Gli è molto, abiti, il molto viso, guarda che bella. bello il viso, mi piacciono anche i capelli così bianchi. Fammi La vedere il viso borsetta come invece. andrà? Tipo così, no? Bravo, no, ma credo Dall'altra sì, parte, tipo, vabbè, forse? poi vediamo. Poi vediamo? Ok, poi Magari vediamo. se. Dico, mi piacciono troppo i vestiti. Sì, il vestito è ottimo. Anche il viso, vedete, il design è identico praticamente alla serie. Guarda come è fatta bene, non c'è una sbavatura. La pittura, sì, anche la bocca con il rossetto è fantastico, Senti, ma se devo dire. mi faccio i capelli anch'io così bianchi, tanto voglio dire, io sto andando per natura a quel colore, quindi voglio dire, invece, tiè, me li faccio io, sono bellissimi. Certo, che dire ragazzi, a noi piace davvero, davvero, guardate anche qui il dettaglio. Sì, ma infatti, guarda, sono veramente rimasta meravigliata di questi prodotti, per il costo sono fatti troppo bene. Cioè, non so se vedete... Clamoroso. Sono sincera, credevo che il prodotto era peggiore, cioè fosse, sarebbe stato più, peggiore quando poi Sì, uno diciamo che vedeva non avevamo grandi l'anticipo. aspettative, li No, volevamo perché per mettere così in 35 vetrina. euro uno dice, vabbè. Un po' come le statue della Banpresto riguardanti Saint Seiya, non è che Capito? abbiamo poi molte Pensavamo una cosa aspettative. così. Invece, porca miseria, sono troppo belle. Ma lei è stupenda, mi piace troppo, troppo. Assolutamente, noi non Guarda, vediamo l'ora devo. che venga il 23 novembre, comunque per Sì, vedere qua ne il resto. parleremo. Penso che ecco, lì si conclude quantomeno la prima stagione, poi magari Sicuramente. ne parleremo così con tutte le 12 puntate viste. Dico, e lo sai, guarda, fino adesso è il personaggio che mi piace di più. Cioè, è troppo bello, sarà che mi piacciono i vestiti, Sì. i Beh, capelli. poi vedremo anche Tila. Allora facciamo così. Sì, Noi vabbè, fai avremmo decidere. intenzione per il prossimo video, visto che per questo mi ha accontentato, come detto, Francesco Antonio, abbiamo fatto Evelyn, quindi una donnina. Io il prossimo Non dire una donnina, è punterei su... offensivo. No, perché il commento di Francesco aveva scritto donnine, ma non in maniera Ah! offensiva. Allora, io direi, visto che per ora c'è rimasta solamente Tila, Eh sì, lasciamola un la lasciamo un attimino. po', se siete d'accordo, la lasciamo un po' indietro. Le quote rosa scarseggiano, eh? E io il prossimo farei un cattivo maschio, se siete d'accordo, punterei o su Spigor o su A Mossman. me piace molto Mosman, sembra fatto molto Però bene. naturalmente aspettiamo i commenti e poi decideremo in base Sì, a deciderete quelli. voi. Io Quindi ragazzi... adesso, aspetta, facciamo un riassunto così, a parte vabbè qualcosina si vede. Praticamente sono rimasti tre cattivi
anzi, quattro cattivi, Tila e Menetans. Perché è rimasto Skellegod, Faker, Spiegel. Allora, i cattivi sì, sono praticamente sono i Men Faker. Sì. Poi abbiamo Spiegel, Mossman e Skellegod. E Skellegod. E i due buoni sono Tila con il papà adottivo Menetans. Esatto. Menetans e le ragne dello stagno. Che devi sempre fare stronza. Scusate, amici. Comunque, niente, dai, guarda, ne mancano altri sei. Io spero che porteranno Sorceress, però, magari con le prossime sei puntate. Ma io credo di sì, credo che ci sarà di altri personaggi. Adesso io mi aspetto Sorceress e mi aspetto Orco. Sì, Orco c'è manca. C'è quell'altro, però non è di questa. No, non è di il design linea. È completamente diverso. Quindi, secondo me, sono... sì, perché poi hai visto come è stato ridisegnato. Io, tra l'altro, all'inizio, quando avevamo visto il trailer, pensavo che era che Orco l'avevano fatta diventare una femminuccia, perché con gli occhi così, invece non è sempre così. No, è proprio il design che è così, che devo dire che è molto sì. bello. Sì, sì. Assolutamente sì. Molto bello. Amici, questa era Evelyn. Adesso vi lasceremo la carellata, come sempre, vedremo. Assolutamente, il piattino che gira con lei sopra, la metteremo sia così che con l'elmo. Detto e comprerò questo. Quegli stivali se li trovo. Assolutamente, se sapete dove li vendono, fateci un fischio. Bene amici, detto questo, se volete sempre, lasciate un like, se non volete, lasciatelo uguale, che ve frega. Sì, poi iscrivetevi. Certo. Condividete. Fatevi iscrivere anche i vostri parenti fino alla settima generazione. Vostro nonno, cioè, ma io dico, ma che vostro nonno non sarebbe interessato? Vi pare che vostro nonno non ami Evelyn? Cioè, che cacchio. Tipo mio papà adora Goldrake, solo lui, però o anche se siete fortunati e avete un bisnonno, anche il vostro bisnonno potrebbe amare Evelyn. Certo, ragazzi, informatelo. Più giovanili. Dai, a parte gli scherzi, ragazzi, vi mandiamo un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti.